Il remake di Resident Evil 3 è addirittura d'arrivo, ma le cose purtroppo non sono andate come si poteva sperare. Dopo una serie impeccabile di produzioni di alta caratura, ecco lo scivolone di Capcom che sembra aver deluso i fan in un momento cruciale per la sua serie di stampo survival horror. Tutte le testate giornalistiche parlano infatti di un buon prodotto, realizzato però con molta meno cura rispetto al suo predecessore, che risulta migliore sotto tanti aspetti. Ce n'è uno in particolare però ad aver indignato indistintamente tutta la fanbase, la ridotta longevità del titolo, che approcciato con uno stile di gioco normale si attesta sulle 5 ore. E questo riapre un bel dibattito da sempre esistito all'interno della community videoludica. Quanto ha importanza la durata di un videogioco in prospettiva di una valutazione qualitativa? Il prezzo dovrebbe essere commisurato alla longevità? Io sono il Poro Michele e prima di dire due cosette su Resident Evil 3 Remake e il polverone che si è alzato intorno, lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi per rimanere aggiornati su Resident Evil e il mondo dei videogiochi. Premessa doverosa, il mio non è un giudizio qualitativo sull'opera di Capcom, che ovviamente devo ancora provare. Voglio solo proporre un ragionamento sul rapporto tra durata e qualità dell'esperienza, prendendo in esame il caso specifico di Resident Evil 3 Remake, che può essere un ottimo spunto di riflessione. Partiamo innanzitutto da una piccola ricognizione storica, cercando di eliminare il fattore nostalgia. Ho visto numerosi fan scagliarsi contro Capcom per non aver trattato col dovuto rispetto un episodio storico della saga, improvvisamente diventato uno dei migliori esponenti dei survival horror vecchio stampo. La verità è che Resident Evil 3 Nemesis, pur essendo un titolo di ottima fattura, che ebbe un buon successo e a modo suo scrisse la storia del genere, fu da subito considerato come un titolo meno riuscito rispetto al secondo episodio, e questo per svariati motivi. Innanzitutto il suo fu uno sviluppo travagliato ed affrettato. Nelle intenzioni di Mikami, il progetto nasceva come uno spin-off dal sapore indie, ma il supervisore alla produzione, Yoshiki Okamoto, dopo l'annuncio di PlayStation 2, decise di trasformare i lavori in corso nel nuovo capitolo principale della serie, con l'obiettivo di farlo uscire il prima possibile su PlayStation 1 per sfruttare l'interesse ancora vivo del pubblico nei confronti del brand. Sebbene molte delle idee di Mikami furono scartate in favore di un'impostazione classica, Resident Evil 3 presentava ancora parecchi spunti sotterranei del suo concept iniziale. Il risultato fu quindi un gioco molto più action rispetto al secondo capitolo, e i ristretti tempi di sviluppo si manifestarono soprattutto in una longevità ridotta, rappresentata dalla presenza di un solo disco di gioco. Sebbene quindi tentasse timidamente di distinguersi dai suoi predecessori, RE 3 si rivelò un buon gioco, ma che mostrava tutti i limiti di una formula ormai stantia che sarebbe stata definitivamente stravolta solo con il quarto capitolo della saga. Tenetelo bene a mente. Il titolo provvisorio attribuito al progetto di Mikami fu quello di Biohazard 1.9 2.1. Con un bel salto temporale di 20 e passa anni, torniamo ai giorni nostri. La ricognizione storica ci è servita per capire che era lecito aspettarsi che Capcom avrebbe seguito l'impostazione dell'originale anche con questo remake, e a un solo anno di distanza dalla pubblicazione di Resident Evil 2 non potevamo certo aspettarci chissà quali novità tirate in ballo. Non è corretto quindi, secondo me, confrontare le due operazioni mostrando quanto il secondo episodio sia più ricco di contenuto e più innovativo, mentre il terzo una riproposizione in forma ridotta di un concept vincente. Le disavventure di Jill e Carlos al massimo vanno confrontate con la loro versione originale, nel tentativo di capire se la versione modernizzata è in grado di omaggiare in modo costruttivo la sua base di riferimento, giocando sul fattore nostalgia ma allo stesso tempo proponendo un'esperienza al passo coi tempi. Se c'è una cosa che Resident Evil 2 Remake ci ha insegnato è che si può essere moderni e rispettosi allo stesso tempo. Un buon remake non deve necessariamente rimappare uno a uno il titolo originale, deve piuttosto essere in grado di suscitare le stesse emozioni provate ieri anche ai giocatori d'oggi. Quindi, se da una parte per me non ha senso lamentarsi dell'assenza del backtracking o dei due scenari diversi, così le varie sezioni tagliate, come quella della torre dell'orologio o la mancanza di finali multipli, possono essere legittimate da un impianto ludico narrativo in cui non troverebbero più spazio, ma sarebbero semplicemente delle forzature. Non voglio difendere a prescindere Capcom, che in passato si è macchiata di crimini non da poco. Dico solo che in assoluto non possiamo giudicare il valore di Resident Evil 3 dalla sua durata. Bisogna capire quanto l'impostazione marcatamente action funzioni all'interno del nuovo motore di gioco, se Nemesis in versione Mr. X restituisca lo stesso terrore dell'epoca e perché sia stato relegato solo alla parte iniziale del gioco, ma soprattutto perché Capcom abbia voluto puntare tutto su Resistance, la modalità di multiplayer asimmetrico che costituisce un valore aggiunto non da poco.
Capisco che il prezzo pieno per un gioco non sia una spesa da affrontare a cuor leggero e nulla ci vieta di rimandare l'acquisto di qualche mese in vista di un sicuro risparmio. Penso però che il valore di un'esperienza non sia dettato dal tempo per cui ci tiene impegnati, ma dalla qualità delle ore spese su di esso. Sembrerà un discorso banale e retorico, ma alcuni dei miei giochi preferiti di sempre sono titoli dalla breve durata e dalla rigiocabilità quasi nulla. Non avrei alcun dubbio su cosa scegliere tra 5 ore in grado di appassionarmi, farmi riflettere o magari emozionare e centinaia di ore di grinding spese in dungeon generati proceduralmente. Ma questo è solo il mio punto di vista e comprendo e rispetto chi la pensa in modo diametralmente opposto al mio. Continuo a credere però che il valore di Resident Evil 3 Remake, che per fugare ogni dubbio fino ad ora mi ha lasciato abbastanza indifferente e perplesso, andrà giudicato nel suo complesso e non a priori limitandoci esclusivamente alla longevità. E voi poracci cosa ne pensate? Vi aspetto nei commenti e mi raccomando, se siete nuovi, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, da Raccoon City, ciao!